Le donne sono una meraviglia della natura perché la loro capacità di crescere un altro essere umano all'interno del loro corpo per 9 mesi è paragonabile alla più delicata delle magie. La gravidanza è l'unico momento della propria vita in cui ci si sente in paradiso e all'inferno contemporaneamente. La donna di cui vi parliamo oggi può certamente confermare. Il modo in cui il suo dottore ha risolto un problema preoccupante durante il parto ha lasciato tutti a bocca aperta. Nick e Vanessa volevano mettere al mondo il loro secondogenito in casa. Tuttavia, alla 28ª settimana di gravidanza, hanno scoperto che il nascituro si trovava in posizione podalica. Prima della nascita, la maggior parte dei bambini assume una posizione specifica nel grembo materno, con la testa che punta verso l'uscita. Un bambino podalico, invece, si trova nel verso opposto. Di solito i bambini si riposizionano da soli durante le ultime settimane di gravidanza, ma un'ecografia eseguita durante la 37ª settimana ha confermato che il nascituro era ancora nella posizione inversa. Vanessa e Nick non volevano rinunciare al loro parto domestico, quindi hanno chiesto consiglio all'ostetrica che li avrebbe assistiti. Lei ha consigliato una manovra chiamata versione cefalica esterna o ECV. L'idea di lasciarsi toccare da un medico che avrebbe dovuto invertire manualmente la posizione di suo figlio non era entusiasmante, ma in mancanza di alternative ha deciso di tentare la manovra. Il dottore le ha spiegato i rischi della procedura prima di tentare il riposizionamento, ma in quel momento Vanessa era talmente nervosa che la tensione nel suo corpo ha reso impossibile la versione. Il dottore le ha proposto quindi di farlo in ospedale, dove avrebbe ricevuto anche dei medicinali per rilassare i muscoli. Fisicamente ho sentito molta pressione, è stato davvero spiacevole, ma sapevo di essere in buone mani e l'intera manovra è durata pochi secondi, ha dichiarato Vanessa. La procedura ha funzionato e anche se il piccolo ha deciso di restare nella pancia della mamma per qualche altra settimana dopo il termine previsto, è poi venuto alla luce in perfette condizioni. La manovra del dottore ci ricorda che un parto sicuro è un lavoro di gruppo, ma la prossima storia dimostra che la donna è sempre la protagonista indiscussa. Sara e Adam volevano tanto avere dei bambini, ma 10 anni prima dell'inizio della nostra storia, i medici avevano dovuto asportarle chirurgicamente le tube di Falloppio. Nonostante questo, Sara, che lavora come cassiera, e Adam, supervisore in un negozio di abbigliamento, hanno risparmiato circa $6.000 per permettersi un ciclo di trattamenti per la fecondazione in vitro. La procedura ha avuto subito successo e Sara è rimasta incinta dopo sole 2 settimane. Avrebbe avuto 2 gemelli. Sara non poteva contenere la sua gioia, ma a 16 settimane di gravidanza ha notato un rigonfiamento nel seno dall'aria minacciosa. 7 giorni dopo i medici hanno confermato i suoi sospetti. Aveva il cancro al seno. I dottori le hanno spiegato che si sarebbe dovuta sottoporre subito ad una mastectomia e diversi cicli di chemio e radioterapia insieme. Sara, come tutte le mamme, era più preoccupata per i bambini che se stessa e temeva che i suoi gemelli non sarebbero sopravvissuti alle radiazioni. La mastectomia è stata eseguita 18 settimane, mentre le terapie sono iniziate 2 settimane dopo. Sara ha perso i capelli ed era sempre esausta. Ma per fortuna il trattamento tempestivo aveva impedito al cancro di diffondersi al resto del corpo. A 35 settimane i medici l'hanno aiutata a mettere al mondo 2 gemelli belli e sani. La chemioterapia è durata per altri 3 mesi, ma il pensiero di poter tornare presto dai suoi bambini l'ha tenuta in vita. Era un trattamento duro e mi sentivo malissimo, ma ogni volta che prendevo in braccio Lily e Jack, sapevo che lo stavo facendo per loro, ha dichiarato. La forza di una mamma è un potere imbattibile che non si arrende davanti a nessun ostacolo. Anche Simone ha affrontato un percorso difficilissimo pur di mettere al mondo la sua bambina. Quando aveva solo 15 anni, a Simone è stata diagnosticata un'anomalia cardiaca congenita che interferisce con la capacità del cuore di pompare sangue nelle arterie principali dell'organismo. A 18 anni si è sentita dire che avrebbe dovuto avere figli il prima possibile, perché il passare degli anni avrebbe soltanto peggiorato la problematica. Simone, però, ha trovato l'amore solo a 26 anni e col marito ha iniziato subito a cercare una gravidanza. Il primo tentativo è andato subito a buon fine, ma i medici hanno giudicato la sua gravidanza ad alto rischio. A 29 settimane ha iniziato a soffrire di fiato corto, dolori al petto, gonfiori e palpitazioni. La situazione è peggiorata a tal punto che non riusciva più a parlare senza perdere fiato.
Simone è stata quindi ricoverata in ospedale, dove i medici hanno scoperto che i suoi polmoni si erano riempiti di fluido e che il cuore aveva iniziato a cedere. I dottori le hanno somministrato degli steroidi per rinforzare anche i polmoni della bambina che portava in grembo e dei medicinali che hanno stabilizzato le sue condizioni. Sebbene fosse ancora presto, i medici le hanno riferito che pochi giorni più tardi l'avrebbero sottoposta ad un parto cesareo per non mettere a rischio la vita della bambina. La futura mamma era convinta che avrebbe perso la vita, quindi ha preparato il testamento e ha scritto delle lettere di commiato al marito e alla bimba non ancora nata. Per fortuna l'operazione è stata un successo. Simone e la bambina sono sopravvissute senza complicazioni. Simone ha dovuto trascorrere 36 ore sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva prima di essere trasferita in maternità, mentre sua figlia Isabella ha passato 3 giorni in un'incubatrice prima di essere riunita con la mamma. Solo pochi giorni dopo i medici hanno dichiarato entrambi in buone condizioni e le hanno dimesse, permettendo a Simone di realizzare il suo sogno di diventare mamma. Ecco un'altra donna che ha patito le pene dell'inferno prima di accedere al paradiso della maternità. Jenny aveva perso la primogenita Linny dopo sole 23 settimane di vita, a causa di un'infezione da streptococco. Aveva già 41 anni, quindi per lei e suo marito Rich le possibilità di concepire subito un altro figlio non erano così abbondanti. I dottori hanno scoperto inoltre che Jenny soffriva di insufficienza cervicale. La coppia però non voleva arrendersi. La coppia ha affrontato 5 cicli di trattamento per la fecondazione in vitro prima di concepire un altro figlio. Jenny era entusiasta, ma allo stesso tempo preoccupata per quella gravidanza che i medici consideravano ad alto rischio. L'ecografia ha mostrato la presenza di 2 gemelli nel grembo materno. I dottori hanno consigliato di ricorrere al cerchiaggio cervicale e di riposarsi il più possibile per alleggerire la pressione che i bambini stavano esercitando sulla sua cervice già compromessa. Jenny era incinta di 22 settimane quando è partita per una vacanza in Cornovaglia col marito Rich. Lì il suo peggiore incubo è diventato realtà. Le acque si sono rotte all'improvviso, costringendola a correre in ospedale dove i suoi gemelli sono stati messi al mondo tramite parto cesareo d'emergenza. Ero terrorizzata. Non potevo fare altro che affidarmi alle mani dei dottori e sperare che i miei bambini sopravvivessero. Sono nati entrambi vivi e li ho potuti accarezzare per un secondo prima che venissero portati d'urgenza nel reparto di terapia intensiva neonatale, ha raccontato. Jenny era devastata. Le sue emozioni erano incontrollabili. Tuttavia, contro i pronostici dei medici, i suoi gemelli hanno lottato con le unghie e con i denti per restare con la loro mamma e dopo qualche giorno sono stati dichiarati fuori pericolo. Alcune donne non esitano a mettersi in pericolo pur di avere dei figli e la prossima storia è un esempio evidente del loro coraggio e spirito di sacrificio. Anche se ad Allison era stata diagnosticata la sindrome dell'ovaio policistico, lei e suo marito Jason non avevano mai smesso di credere che un giorno avrebbero avuto la famiglia dei loro sogni. La sindrome dell'ovaio policistico causa uno squilibrio ormonale nell'organismo femminile, ma può essere mitigata da alcuni medicinali specifici. Allison ha assunto per anni degli integratori grazie ai quali ha concepito i suoi primi 3 figli. Dopo aver messo al mondo il 4° e 5° però, i medici le hanno consigliato di evitare altre gravidanze perché il suo corpo aveva già patito abbastanza stress con le prime 5. I dottori hanno proposto ad entrambi delle procedure per eliminare il rischio del concepimento, ma la coppia ha rifiutato di scegliere qualsiasi forma di contraccezione. Di conseguenza, quando il suo 5° figlio aveva solo 5 mesi, Allison è rimasta di nuovo incinta. I dottori le hanno spiegato che ormai le sue pareti uterine erano sottili come un foglio di carta. Allison è stata monitorata con estrema attenzione dagli specialisti, che le hanno diagnosticato 2 anomalie della placenta. Di conseguenza, i dottori hanno deciso di affrettare la data del parto, usando l'ennesimo cesareo, per poi procedere con un'isterectomia totale per rimuovere l'utero. 5 giorni prima della data stabilita per il parto, Allison ha iniziato a sanguinare ed è stata portata di corsa in ospedale. Il cesareo è andato secondo i piani, ma durante l'isterectomia si sono verificate delle complicazioni. Allison ha dovuto ricevere una trasfusione di 13 unità di sangue e nella confusione non si ricorda nemmeno il momento in cui ha stretto per la prima volta sua figlia tra le braccia. Per fortuna entrambe si sono riprese dall'esperienza traumatica e sono potute tornare a casa dalla loro famiglia numerosa.